Cavese capolista, Nardò secondo a 3 lunghezze di ritardo dalla vetta. Situazione in classifica cristallizzata al triplice fischio dello scontro diretto tra le prime due del girone H. Tutto invariato dunque dopo lo 0-0 andato in scena domenica scorsa al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Altra prestazione solidissima di Neretini che hanno confermato pure nel domicilio dei metelliani di essere la miglior difesa del raggruppamento. Unico neo non aver sfruttato la superiorità numerica nell'ultimo quarto di gara in virtù del rosso a Muñoz della Cavese. Siamo contenti di tutto il cammino che stiamo facendo, compreso il pareggio a Cava, anche perché è vero che negli ultimi 20 minuti la Cavese è rimasta in 10, però è una squadra forte. Dispiace magari non aver concretizzato qualche occasione che abbiamo avuto, però è stata tutto sommato una partita equilibrata. Magari ai punti avremmo meritato qualcosa in più noi. Però siamo contenti di quello che sta facendo la squadra e perciò ci prendiamo il punto e andiamo avanti. Si va avanti dunque. Il Nardò, la squadra del girone che ha collezionato più punti nel 2023, continuerà a lottare per la vittoria finale del campionato, sicuramente insieme al Barletta, molto probabilmente anche con Brindisi, Casarano e Team Altamura. Le prime sei sono racchiuse in un fazzoletto di 7 punti. È un campionato troppo equilibrato, nel senso che fino all'Altamura, prime sei, secondo me stiamo tutti in gioco. Forse l'unica sorpresa potremmo essere noi là sopra, anche se noi ci speravamo di stare lì, cioè, abbiamo fatto un discorso biennale col mister, però penso che dalla Team Altamura in su tutte stanno mantenendo le aspettative di prima del campionato. Il calendario, almeno sulla carta, potrebbe essere leggermente in discesa nelle prossime due settimane per il Nardò. Domenica al Giovanni Paolo II, a partire dalle ore 14:30, arriva il Gladiator. 7 giorni dopo, trasferta al Fittipaldi contro il Francavilla in Sydney. Non scherziamo, questo campionato ogni partita ha le sue trappole, ogni partita da giocare, ed è, lo ripeto, talmente equilibrato che anche la Pudolana, che è ultima in classifica, che sembra spacciata, ha una rosa di tutto rispetto. Perciò secondo me il girone H quest'anno è il più difficile degli ultimi, forse il più difficile di sempre, perché veramente ogni partita è una guerra, sempre calcisticamente parlando, e appena si sottovaluta un avversario subito prendi la batosta. Perciò secondo me la spunterà fino alla fine la squadra che sbaglierà di meno e che sottovalerà gli avversari meno degli altri.